assisti, allora possiamo parlare anche con l'autore del gol, quindi un perfetto diciamo inserimento, no, in questa partita. Sì, bueno, veramente sono contento per la squadra, io sono a disposizione della squadra e era tante partite che non giocavo, ma sempre stato concentrato aspettandomi il momento e penso che se è entrato nella partita concentrato per quello ho affrontato la partita con la testa giusta. Questa è un po' la vera forza, no, della squadra del Livorno, cioè tutti voi, anche voi che siete entrati poco, entrate a partite in corso, a volte non avete mai giocato, però quando l'allenatore vi chiama rispondete presente e soprattutto riuscite a rivoltare anche le partite e molte volte anche a deciderle, anzi molto spesso a deciderle. Sì, perché stiamo allenandosi bene, penso che è la forza stare uniti in questo momento. Stiamo andando bene, ma ancora bisogna stare concentrato e affrontare ogni partita come una finale. Penso che quello che siamo a panchina, sempre concentrati e stare pronto per quando il mister chiama qualcuno, no? Senti, che cosa ti ha detto l'allenatore prima di mandarti in campo? No, ad entrare come mi alleno, perché veramente affronto ogni allenamento e con la testa giusta, sempre concentrato, tranquillo e niente, oggi mi ha detto lo stesso e niente, ho fatto quello che mi ha chiesto. Il gol a chi si dedica? Veramente a tutta la mia famiglia, a Dio, perché veramente se lo chiedo ogni sera prima di andare a letto e alla mia ragazza che sempre sta con me in questi momenti. Senti, è stato anche un gol di rapina, ma in mezzo all'area di rigore c'era un traffico incredibile, sei riuscito a trovare l'attimo giusto. Sì, no, è normale, in questa categoria sempre stanno le squadre un po' chiuse, ma noi come attaccante sempre dobbiamo stare in movimento e aspettare l'occasione per fare il gol.